per essere qui alla presentazione della 31esima edizione di Vivi Città, un appuntamento importante per il mondo sportivo e per quello sociale nel nostro paese. Ed è una corsa competitiva e quindi un'associazione sportiva come la nostra, la più grande di sport per tutti, la più grande a livello europeo, è, come dire, non può fare a meno di presentare dentro la corsa più grande del mondo una propria caratteristica competitiva che si svolge appunto sui 12 km. Essendo però la WISP un'associazione sportiva che agisce quotidianamente nel tessuto sociale, costruisce infrastrutturazione sociale, rapporti e legami sociali, incide sulla coesione sociale, non può che radicare l'idea di una competizione insieme ad altre iniziative che competitive lo sono. Quindi sono previsti altri percorsi per tutti. La seconda è l'elemento internazionale. Questa corsa nasce, diciamo, con una caratterizzazione internazionale, si estende come tale e tocca nella sua storia alcuni teatri anche di guerra particolarmente sensibili. Noi siamo l'associazione dei diritti per tutti, non soltanto del diritto allo sport per tutti, ma dei diritti per tutti, della pari dignità per tutti. E allora il tema delle carceri quest'anno assume una particolare importanza per noi. Vogliamo ripartire appunto dall'idea che un'associazione come la nostra non può fare a meno, soprattutto in situazioni di particolare restrizione della libertà, delle libertà individuali, certo per responsabilità evidentemente delle persone che ci sono dentro, ma a proposito della pari dignità e del diritto di tutti ad essere, diciamo, cittadini in quanto tali nonostante la privazione di alcune libertà, ecco, la necessità di essere un'associazione che apre dei ponti tra i luoghi della reclusione e il territorio che quella reclusione per certi versi lo vive e con i quali ci sta sicuramente in un rapporto quotidiano. Dunque anche quest'anno saremo noi a dare il via dei nostri microfoni, faremo da starter anche per dire che ci siamo, che siamo insieme a tutti coloro che pensano che lo sport debba essere per tutti e di tutti. E ci fa molto piacere che il Presidente Recconi Maragò ci aiuti in questa missione di dare il via a tutte le gare in contemporanea. Non ci limiteremo a questo però, voglio dirlo, abbiamo già più riprese nei nostri contenitori sportivi presentato questa manifestazione, non poteva sfuggirci naturalmente la particolarità delle due corse di Roma e di Milano, ormai lo sapete, si gareggia all'interno dei circuiti carcerari e il tema delle carceri, il tema del sovraffollamento, il tema della civiltà, dell'applicazione delle pene è un tema del dibattito politico ma direi soprattutto della società civile e per questo ci è sembrato giusto esserci in modo diverso, cioè raccontando dal vivo una corsa che diventa anche una corsa utile a segnare questa battaglia di civiltà per la quale tutti sicuramente siamo pronti a spenderci. Noi siamo molto contenti di aprire le porte dell'istituto penitenziario di Ovidio Nuovo Complesso per ospitare questa manifestazione. Già in altri anni, dal 2009 che si corre la Vivi Città in carcere, però negli altri anni l'abbiamo sempre organizzata in date successive rispetto alla manifestazione ufficiale e quest'anno il fatto di poter dare il via alla manifestazione ci rende particolarmente orgogliosi. Facile per chi non vive questa esperienza comprendere cosa vuol dire unire attraverso una corsa chi vive dentro e chi vive fuori, chi è pezzo di una città che è circondata da mura ma è pezzo di una città e chi venendo da fuori, come vengono oltre 100 atleti quest'anno, si uniscono all'interno di un percorso che è disegnato da detenuti e da agenti di polizia penitenziaria. Posso garantire che non tutti nel mondo dello sport hanno questo tipo di attenzione e di sensibilità, anzi dicono ma che ci frega a noi di occuparci di questa roba, perché questo purtroppo succede, ma questa è l'Italia e cioè tutto quello che magari non è direttamente di, diciamo, di attenzione o di pertinenza di un certo
di associazione, di un certo tipo di lobby, di un certo tipo di vicende, automaticamente dice: ma tu non sprecare tempo, non sprecare risorse, che le risorse, ripeto, non sono solo finanziarie. Ecco, io in questo senso voglio presentare alcuni, invece penso che, insomma, non voglio, voglio rappresentare il mio ruolo in un modo diverso, per cui complimenti alla WISP, complimenti allo Sport per Tutti, complimenti all'impegno sul sociale con i profughi nelle carceri, e complimenti all'iniziativa di Cittadini.